Cari amici degli intrusi, quest'oggi le nostre telecamere sono state attirate da un manifesto presente fuori dalle porte della città di Favara. Il manifesto è un manifesto, diciamo, scientifico, perché non lo potrei definire in un altro modo. In particolar modo è un manifesto in cui si parla di un metodo, di una scoperta effettuata da un professionista che è il dottore Bajamonde. La cosa che a noi è saltata agli occhi è il fatto che il dottore Bajamonde è riuscito a diagnosticare la presenza di una proteina chiamata sarcosina, già a piccole dosi. Ma voi vi chiederete che cos'è la sarcosina e dove noi la troviamo. La sarcosina non è altro che una proteina, ma questa proteina non viene indistintamente prodotta da tutti i tessuti del nostro corpo, ma viene particolarmente prodotta nelle fasi iniziali del tumore alla prostata. È una ricerca scientifica, una scoperta con pubblicazioni che è stata già effettuata un po' di tempo fa, cioè diversi studi hanno confermato che nel tumore alla prostata c'è la presenza precoce di questa proteina chiamata sarcosina. È una proteina, come abbiamo detto, precoce rispetto a quello che è il PSA, che invece è una proteina tardiva del tumore, parliamo sempre del tumore alla prostata. La novità in che cosa sta? Non nel fatto di aver scoperto questa proteina, ma di essere riuscito a mettere in pratica un metodo che con pochi soldi rispetto a quelli che normalmente vengono utilizzati, cioè i fondi che vengono utilizzati nei laboratori tipo delle università, si parla di 1000 dollari, ma anche 2000 euro in Italia, un metodo che risulta essere accessibile anche la popolazione più povera. Ma vogliamo parlare con il professore per vedere, anzi con il dottore per vedere su che cosa si basa proprio questo metodo. Andiamo. Salve professor Bajamondi, io sono stata attirata dal suo manifesto che parlava praticamente di questa proteina, di questa sarcosina. Io vorrei capire un pochettino di più innanzitutto su questa proteina e poi sul metodo che lei ha messo in atto. Se mi dice qualcosa. Allora, il metodo rimane sempre segreto, ma per i sommi capi posso dire che è un particolare tipo di accoppiamento, molecolare che faccio tra la sarcosina e questa molecola accoppiante. E poi questo accoppiamento molecolare io lo rivelo con un particolare tipo di rivelatore a strumentazione, che è questo tipo di strumentazione, che è una cromatografia ad alta pressione. La caratteristica del metodo è che è un metodo semplice rispetto al metodo che viene utilizzato in tutti gli istituti di ricerca al mondo, perché gli istituti di ricerca utilizzano strumentazione molto sofisticata e magari con prestazioni e con sensibilità minore rispetto alla mia. E diventa chiaramente molto costoso, perché chi vuole usufruire di questa analisi deve o accedere a un gruppo di ricerca oppure pagare parecchie migliaia di dollari negli Stati Uniti o migliaia, almeno 1000-2000 euro. 800 euro qui in Italia. Un'altra domanda che avevo per lei: la strumentazione che lei ha, che utilizza, è una strumentazione che noi possiamo diciamo, trovare nel laboratorio, che comunque è di facile accesso per i laboratori, oppure no? Allora, un laboratorio di analisi, un laboratorio di ricerca privato lo può avere, ma deve essere un laboratorio di un certo livello. E così come a un certo livello deve essere anche la preparazione scientifica del signore che si occupa di queste analisi. Io, non ho la, cioè, io ho, creato questo, ho scoperto questo metodo, l'ho messo a punto, ma sono convinto che ci sono parecchie persone in Italia che possano avere questa strumentazione, che ha chiaramente un costo notevole, specialmente se comprata nuova, queste strumentazioni che possono effettivamente migliorare migliorare la prestazione del metodo e la sensibilità. Questo lo posso garantire, però deve essere un biologo che lavora con alta cromatografia già da qualche anno ed ha una grossa esperienza. Nel nostro caso, qui io voglio far vedere proprio che questo è uno standard che ho preparato apposta per la trasmissione di intrusi. E ci troviamo di fronte a un picco dove viene mostrato proprio la sarcosina che compare, il picco della sarcosina in un campione urinario che ho preparato io. Chiaramente un campione standard, non è un campione di un paziente. In questo caso, se troviamo di fronte a un picco del genere, quel signore si trova
ad avere una patologia gravissima, un tumore, un cancro alla prostata, senza che ancora sia, possa essere diagnosticato con, con le metodiche mediche normali. Perché sì, può succedere benissimo che la PSA è ancora negativa, oppure sì, in ecografia non risulti niente, però già ci compare la sarcosina. In questo caso quel signore, se viene fatta l'analisi, individuiamo la sarcosina, lo possiamo attenzionare e individuare il tumore in tempo e poterlo salvare. Perché può succedere che quando già compare la PSA, oppure se ne accorgiamo con i metodi diagnostici medici ufficiali, ma che vengono attualmente utilizzati, il cancro già sia cresciuto e abbia messo le radici. Quindi in questo caso creando una difficoltà, non dando la possibilità a quel signore di salvarsi, perché più tardi viene scoperta la malattia e meno ha probabilità di salvarsi. In questo caso noi possiamo scoprire la malattia molto tempo prima rispetto al metodo diagnostico normale. E questo fa sì che la persona venga attenzionata e appunto si possa salvare, prendere male in tempo e salvarsi. Un'altra domanda che volevo farle: come le è venuta la intuizione? C'è stato un qualche episodio in particolare che lo ha indirizzato verso questa? 25 anni fa ho fatto un giuramento, c'è mio papà che è morto di tumore al fegato, io mi avevo promesso solennemente di prima o poi di poter salvare le persone. Ho impiegato 25 anni, ma penso forse che questa promessa sono riuscito a mantenerla. Però sarà il tempo a dirlo. Ora bisogna solo che gli altri dottori credano nel mio metodo e che in Italia si diffonda questo metodo e quindi che le persone si possano salvare, senza che ci siano delle speculazioni. Perché attualmente rimane un forte segreto professionale, perché non voglio che qualcuno ne faccia un uso improprio. Quindi per ora chi deve venire purtroppo da me. Quando io affiderò il metodo ad un'industria farmaceutica o una qualsiasi azienda interessata, allora lo farò in modo che rispetta la mia proprietà intellettuale, perché la mia proprietà intellettuale deve essere rispettata. È successo giorni fa, tempo fa, che sono stato a una multinazionale scientifica, ho avuto un incontro con lo staff, con il consiglio direttivo, quindi i medici, avvocati, e poi le hanno chiesto il brevetto, ma era una trappola. Forse non aveva capito, si trova di fronte anche, oltre ad essere un dottore, anche si sono trovati di fronte a un avvocato, perché un brevetto significa, il brevetto del metodo è un disastro, perché una persona si mette allo scoperto, perché il metodo può essere cambiato in qualsiasi momento, può essere cambiato e quindi brevettato, in qualsiasi altra maniera. Invece se era il caso di una molecola, si può brevettare, perché se una molecola si brevetta, anche il solo fatto che cambia un atomo cambia tutta la struttura e la funzionalità. Allora in questo caso sì, viene protetta, con il brevetto si protegge la proprietà intellettuale e il prodotto che si viene creato. Con il metodo purtroppo non si protegge la proprietà intellettuale, perché può essere variato, come ho detto poco fa, con minima quantità, creando mille altri brevetti e quindi dando la possibilità di utilizzare il metodo dando la possibilità a tante altre persone che poi possono, si può avere un uso improprio. Niente di strano che potrebbero anche chiedere 1000 euro, 2000 euro per un'analisi del genere. Qui la possono fare con pochi di ciclo, la possono fare con 50 euro, 45 seconda situazione, perché se c'è una persona con reddito minimo come fondazione paga poco. Una persona con reddito normale arriva a fare i suoi 50, 70 euro, più di tanto non ci sentiamo di chiedere. Certo, giustamente. Come è successo nella storia, molti geni sono stati incompresi, il primo Van Gogh, ma ce ne sono stati tanti altri. Io sinceramente, dal mio modesto punto di vista, credo che sia una buona intuizione, che sia un buon metodo. Spero vivamente che possa andare avanti e che possa riuscire nel suo intento, non soltanto perché rispetta la sua capacità intellettuale, ma perché è una cosa che fa bene all'umanità. Io la ringrazio per essere stato con noi. E io vi ringrazio e voglio dire un'ultima cosa: questo metodo si adatta anche questo metodo viene adattato anche per altri tipi di analisi, perché avendo il separatore molecolare adatto, uno tipo questo di qua, si può fare il controllo dell'albumina e l'emoglobina nel sangue, oppure ora ho un incontro in industria farmaceutica anche per fare l'analisi dell'omocisteina, proprio per vedere l'omocisteina nel siero sanguigno, per vedere se c'è una concentrazione altissima, vuol dire che il signore ha un grosso rischio di infarto. Nel caso dell'albumina, quindi dell'albuminuria nell'urino o del sangue, possiamo diagnosticare in tempo se c'è un rischio di funzionalità renale.
oppure nel caso del sangue diagnosticare in tempo un tumore in tutto l'apparato urogenitale, non solo quindi nella prostata, quindi nella vescica o nel rene. È un metodo potente, un metodo che può salvare persone, è proprio questo, solo che per metterlo a punto ora ho bisogno di un poco di tempo, infatti sto lavorando per questo, perché quando il fatto che la molecola accoppiante, la magia di questa molecola accoppiante è che si lega al gruppo N terminale di un aminoacido, al gruppo N terminale per fortuna si trovano anche nelle proteine, quindi utilizzerò proprio questo legame molecola accoppiante gruppo N terminale di un aminoacido per poter utilizzare il metodo, allargare il metodo non solo alla diagnosi precoce del tumore alla prostata ma anche di tutto l'apparato urogenitale. Niente di strano che potrebbero anche chiedere 1000 euro, 2000 euro per un'analisi del genere. Qui la possono fare con pochi dici, la possono fare tipo 50 euro, 45 seconda situazione, perché se c'è una persona con reddito minimo come fondazione paga poco. Una persona con reddito normale arriva a fare su 50-70 euro, più di tanto non ci sentiamo di chiedere. Mi dica una cosa, come l'è nata la cosa di credere in quello che faceva il dottore Baiamonde? Diciamo che puntualmente è un progetto che si protrae un po' nel tempo, un progetto che è iniziato più di 10 anni fa con l'ambizione di voler aiutare le persone naturalmente in condizioni, in difficoltà, perché come è ben noto la classica medicina tradizionale offre delle diagnosi o comunque delle indagini molto costose. Diciamo che questo progetto nasce dall'ambizione di uno scienziato, permettete di dirvelo, che ha le idee ben chiare e avendo sviluppato un metodo molto accessibile a tutti e che naturalmente non potrà altro che beneficiare un po' la popolazione di questo nuovo metodo. Ok, la ringrazio. E quindi noi degli intrusi, oltre ad occuparci di servizi e quant'altro, ci occupiamo anche di servizi, ci occupiamo anche di nuove scoperte e ci occupiamo anche di dare un po' più di luce a chi merita in questa città di averlo. Da Daniele è tutto.